Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Oggi ci faremo una daily. Oh, daily con Eve, quindi preparatevi in realtà a un'altra run perché morirò instant. Pustole. Non posso far niente. Ogni tanto lanciano pus. Ah no, sono brufoli. Ok. Sì, si forma una sorta di brufolo in testa che fa robe. Tipo rallenta. Ah, lascia anche un creep. Anche danno quel boss. Perfetto. Possiamo entrare in stato di War of Babylon. Bello tu che non lanci i ragni, mi piace. Posso fare niente, perfetto. Non c'ho manco chiavi, cioè proprio zero. Allora, il piano lo facciamo easy style. Se riusciamo. Odioso sto coso. Ok. Speravo, invece. Ok. Oh, chiave, quantomeno la stanza. Oh, peccato. Resistance. Potrei usarlo per prendere il patto. Questo non è male, ma perché? Perché c'ho tanta roba. Quanta roba. E sono un coglione. Ok. Che si è messo agli atti che sono un coglione. Allora, vorrei prima finire la stanza. Senza doverli combattere 112.000 volte. Ok. Mi interessa fino a un certo punto col cuore. Basta. Tu non mi metti particolare pressione. Ma quattro colpi, ricordiamoci che una pallina, quattro colpi. No, ma obliterateci sopra.
tranquillo. Se ci fossero stati dei cuori blu. No, cioè, parliamoci, lo faccio lo stesso. War of Babylon fisso. E si scende. Adesso il più è trova un'attiva decente. I funghi possono portare alla morte, veramente, in tutti i sensi. Hanno più di 50 HP da dormienti. Ho una resistenza del più del 50%. Non c'ha senso quello che ho detto. Perfetto. Se non ci piace. No. Potevo morire con quel fungo, lo sapete, vero? Ancora ragni. Io continuo a non vedere Tinted, non so se voi le vedete, ma io no. Di qua non c'è un cazzo di niente. Dammi una chiave. No, non la trovo. Una chiave. Non può essere né il down né bad trip, tantomeno. Questa potrebbe essere una buona posizione. Vedi prima che c'è Gera, Bercano, Gera e Watts. Allora, sti funghi. Cazzo, meglio resistance qua però. Fermo un attimo. Decisamente meglio resistance. E ora ci portiamo giù un gero, giusto per se troviamo un cuore blu, almeno lo si duplica. Ho anche una tinted con due cuori blu e si duplica in quattro. Dammi dei cuori. No, invece io ti do questa cosa bruttissima.
così, il problema grosso. Più HP di quanti dovessi realisticamente. Blood donation, non ci sono sufficienti cuori in giro. Dei cuori blu. Vabbè, rifacciamo il cuore nero. Indovina chi viene a cena, no? Ma il danno non è chiaramente sufficiente. Allora, dobbiamo fare. Doppio hollow. Quello che lascia troll bomb. Non ricordo che lascia questo. Ricordo che è stronzo. Ah no, lascia mosche esplosive. Prendilo pure un danno, tranquillo. Quello non mi interessa, questi due sì. Ora sono in full Abaddon. Quello caga cuori. Non dovrebbe essere messi malissimo, malissimo proprio. Ok, allora, the world. Mr. Room bag, va bene. Ma già non ci sono andato, no? C'era andato.
Non so, l'ho fatto, penso Vision. No, tanto ce l'avevo già l'effetto di Vision. Sono stupido? Adesso è un po' più facile la stanza. Quad shot. Ok, che ci dai? Non ci hai dato un granché, mo te l'ho detto. Ma facciamo finta di niente. Ah, per chi non lo sapesse, fa l'effetto del void, quell'oggettino lì. Per questo ho assorbito un po' cose. Totalmente a caso. Aia. Mi sono faccio male, mi sono faccio. Però se c'erano oggetti era buono. Non riuscirò mai a spostarli con questa velocità. Due volte Demon. Utilissimo direi. Scendiamo di un piano. Oltre mamma, intendo. Non so quanti cazzo di HP c'hai tu, ma è imbarazzante ogni volta. Oh sì, non so quanto mi convenga diventare Gappi. Va bene. Addio e grazie per tutto il pesce.
Credici. Ah cazzo, adesso anche quello mi dà... Non mi dà più... Porca puttana, puttana cazzata. Preso pari in faccia fortissimo ora. Tutto diventa bombe. Non mi è utile. Giustamente anche Watts, visto che sono un coglione, diventa una pillola. A questo punto giochiamo a cazzo, tanto finisce qua. Non so che fa, ma mi ha dato tipo danno. Che bella la mamma blu. E vabbè, finisce qua. Run bruttina, veloce, ma bruttina. Che ho fatto? E va bene. Niente ragazzi, ci si becca alla prossima. Grazie a tutti per aver visto il video e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.